Salve a tutti ragazzi, ciao e ragazzi! bentornati sul nostro canale per un video importante, perché ragazzi è giunto il momento di parlare di un nuovo Mugiwara. Lo commenti anche tu. All'inizio del 2021 abbiamo assistito al raggiungimento del capitolo 1000 di One Piece, un grandissimo traguardo per questa serie che ci accompagna ormai da tantissimo tempo. I festeggiamenti però non sono finiti con il raggiungere questo numero grandioso, perché One Piece celebra un altro obiettivo importante, ovvero il traguardo del volume 100 del manga. Ma ci pensate ragazzi, 100 volumi sono davvero tantissimi. Ora io mi farà strano vedere nella collezione che si passa da due cifre a tre cifre. In Giappone il volume 100 è uscito proprio il 3 settembre. Ma voi pensate, no, tutti i manga, perché ogni tanto li guardo tutti messi così in fila, dal volume 1 a 100. Pensandoli così sembrano tantissimi, poi magari a vederli sembrano meno, dice ma davvero sono 100? Però ragazzi sì, sono 100. Tutti disegnati comunque da un unico autore. Sì, quest'uomo ha tantissimi assistenti, però pensiamo che quello è il frutto del suo duro lavoro. E in Giappone ragazzi sono stati numerosi gli omaggi al manga per via di questa uscita importante. Ma anche in Italia sono partite le celebrazioni, e lo sappiamo bene perché la Star Comics ha infatti lanciato la Celebration Edition con quelle copertine speciali per i volumi 98 e 99, giusto per festeggiare ragazzi il raggiungimento del volume 100. Ed è sorprendente anche il fatto che in Italia One Piece volume 98 Celebration Edition si è piazzata al primo posto nella classifica generale italiana dei libri in Italia. Un traguardo importantissimo per un manga, perché non avevamo mai avuto un fumetto, un manga che si piazzasse al primo posto. Ma i traguardi ragazzi per One Piece in Giappone non si concludono con l'uscita del volume 100, ma arriverà tra poche settimane anche l'episodio 1000 dell'anime. E anche in questo caso l'evento, in Giappone sempre, sarà reso speciale perché è stato annunciato che l'uscita dell'episodio 1000 sarà accompagnata dall'annuncio di una notizia speciale. Ma a rendere sempre più grande il successo di One Piece nel mondo c'è anche la rivelazione del logo della serie TV Netflix Live Action e del titolo del primo episodio, ovvero Romance Dawn. Ragazzi, questa serie sarà importante perché nella migliore delle ipotesi farà amare One Piece anche a chi non segue anime e manga. Quindi immaginate, no, tutti quei fan di serie TV che apprezzano il Trono di Spade, che apprezzano The Walking Dead, che apprezzano La Casa di Carta, che cominceranno a parlare anche di One Piece. Che il genere è differente, però magari non sappiamo che sfumatura avrà questa serie, come verrà presentata al grande pubblico, quindi sarà tutta una scommessa. E ancora una volta, in occasione delle celebrazioni in Giappone dell'uscita del volume 100, è stata pubblicata su YouTube un'altra iniziativa, ovvero una serie di corti dedicata a One Piece dal titolo We Are One. È interessante il fatto che nel secondo episodio assistiamo alla prima apparizione dell'animazione di Yamato, durante la quale conosciamo anche la doppiatrice che le presta la voce all'interno dell'anime. L'attenzione su Yamato non si ferma qui, potete anche vedere il titolo del video. Recentissimo è lo spot dedicato al personaggio di Yamato per il videogioco One Piece Treasure Cruise, un'altra clip dove ancora una volta possiamo ascoltare la voce del personaggio. Ormai la voce del personaggio di Yamato ragazzi non è più un segreto, perché l'uscita di questo video dedicato al videogioco coincide anche con l'uscita dell'episodio dell'anime, ovvero l'episodio 990. Andato in onda in Giappone oggi, all'interno del quale Yamato fa la sua prima apparizione e incontra Rufy. Ragazzi, quello che vi stiamo per dire potrebbe essere uno spoiler enorme, quindi se non volete saperlo, stoppate la visione del video immediatamente. Altrimenti andate pure avanti e spoileratevi. Avete deciso di spoilerarvi? Beh, non vedevate l'ora di sapere di cosa vogliamo parlare. Vabbè ragazzi, probabilmente molti di voi lo sapranno già, perché è una cosa che... boom, è volata su internet, quindi lo saprete, sicuramente molti di voi lo sapranno, ma parliamone. In Giappone è uscito il nuovo merchandising su One Piece
E secondo gli accordi fatti tempo fa, il manga, se non avesse subito dei rallentamenti negli ultimi tempi per via della situazione che il mondo sta vivendo, sappiamo tutti di cosa stiamo parlando, il manga, diciamo, ci avrebbe già rivelato un'informazione molto importante, cosa che purtroppo non è avvenuta per via del rallentamento. Qualcosa quindi che ancora non abbiamo letto, perché dobbiamo ancora arrivarci. Ma che il merchandising purtroppo ci spoilerà. Perché gli accordi erano stati fatti prima, quindi in questo periodo avremmo dovuto già saperlo. Ed è tutta colpa di una serie di asciugamani! Una serie di asciugamani, ragazzi! Però io li voglio questi asciugamani. Non solo asciugamani, però, ma anche action figure. Questa serie di cose rivelano, ragazzi, un nuovo Mugiwara. Un personaggio che avremmo già dovuto vedere unirsi alla ciurma. E questo personaggio, come avete visto dal titolo, è proprio Yamato. E la notizia ovviamente ci fa piacere, perché ne abbiamo parlato tante volte, lo immaginavamo tutti. E sì, ragazzi, Yamato si unirà ufficialmente alla ciurma di Luffy. Dobbiamo solo attendere il momento in cui quest'unione sarà resa ufficiale all'interno del manga. A quanto pare, se il manga non avesse subito questi rallentamenti, a questo punto, settembre 2021, avremmo già letto la fine di Wano, con la conseguente unione di questo personaggio all'interno della ciurma. A quanto pare quindi siamo circa 2-3 mesi indietro. Per cui, ragazzi, se il ritardo calcolato è giusto, intorno a dicembre o gennaio dovremmo assistere non solo alla fine di Wano che tutti stiamo attendendo, ma anche alla conseguente entrata di Yamato all'interno della ciurma dei Mugiwara. Ma tutti ci stiamo chiedendo, perché Yamato deve essere un Mugiwara? Questo personaggio presenta i requisiti affinché possa essere un Mugiwara? Beh, innanzitutto, ragazzi, già se ne parlava del fatto che Yamato sarebbe diventata una Mugiwara, perché lei stessa, quando l'abbiamo conosciuta, l'ha chiesta a Luffy, quindi già l'idea stuzzicava un po' tutti. Abbiamo già conosciuto le intenzioni di Yamato e sappiamo che vuole intraprendere con Luffy lo stesso viaggio che ha fatto Oden. E anche lei, ragazzi, come gli altri Mugiwara, presenta un passato davvero triste e pieno di difficoltà. E questo è proprio approfondito con il recentissimo capitolo 1024. Noi realizzeremo il video commento e lo potete vedere sul canale proprio domani. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per non perdere gli altri video dedicati a One Piece. C'è da dire pure, ragazzi, che abbiamo conosciuto Yamato con un'interazione diretta con Luffy, proprio come è accaduto con l'introduzione di tutti gli altri Mugiwara. E oltretutto Luffy, come ha già fatto con i suoi compagni di ciurma, ha già dato la libertà a Yamato, ovvero l'ha liberata da quelle manette che suo padre le aveva fatto indossare. Yamato, nonostante fosse imprigionata a Wano per via delle manette, non aveva lasciato però il paese per quelle, perché innanzitutto non credeva al 100% che suo padre potesse farle una cosa simile, ma lei non ha abbandonato Wano perché doveva aspettare la guerra annunciata da Oden. Doveva liberare in questo modo il paese dal padre e aprire così i confini di Wano. Yamato ha quindi un sogno davvero importante, come tutti gli altri Mugiwara. Abbiamo visto anche Luffy instaurare sin da subito un legame speciale con questo personaggio e abbiamo visto affidarle, senza pensarci due volte, Momonosuke, che è uno dei personaggi più importanti per questa guerra. Yamato ha quindi due sogni. Il primo potrebbe raggiungerlo con i prossimi capitoli, ovvero quello di spodestare Kaido e liberare così il paese. Il secondo obiettivo è invece quello di partire per mare, in segno di libertà, proprio come Oden. Tali obiettivi vengono menzionati in successione da Yamato, e il manga continua a ricordarceli fino al recente capitolo 1024, dove assistiamo appunto all'infanzia di Yamato. Oltretutto, a rendere ancora più speciale Yamato per Luffy e per i Mugiwara sono altri due fattori. Il primo, ragazzi, è il suo legame con Ace, un personaggio importantissimo per Luffy, ed è importante questo collegamento diretto con Ace, che è un personaggio mai scomparso da tanti capitoli. E il secondo è il fatto che Yamato, grazie a Ace, conosce quella frase detta da Luffy di fronte ai suoi fratelli, che è uguale a quella che Roger disse di fronte a Oden e Barba Bianca. Frase che Yamato conosce perché l'ha letta all'interno del diario di Oden. Questo personaggio è quindi l'unica persona al mondo a sapere che Luffy condivide questo obiettivo segreto con il re dei pirati Gold Roger. Se ci pensate, anche Sabo sa quello che ha detto Luffy, ma Sabo non sa che Roger ha detto le stesse parole. Yamato invece sì. Tutto questo infatti lo rende un personaggio davvero particolare, che merita di rimanere
rimanere nella ciurma. Oltretutto, ragazzi, Yamato sarebbe la terza donna della ciurma. Lei, come Nami e Robin, è una donna che è stata privata della sua libertà, ma che avrà la possibilità di riappropriarsi della vita e dei suoi sogni grazie a Rufy e al suo viaggio con i Mugiwara. Ragazzi, prima di chiudere il video vogliamo fare un appunto. Ultimamente parliamo di Yamato in termini femminili, mentre all'inizio, quando è stata presentata, ne parlavamo in termini maschili perché si riferivano a lei come il figlio di Kaido. Le Vivre Card hanno riportato il sesso di Yamato e il sesso di Yamato è femminile. Ne parliamo in termini femminili perché la situazione di Yamato sembra essere quella secondo la quale Yamato si riferisca a lei come uomo, perché Yamato ha deciso di essere Oden, ha deciso di essere un samurai e quindi si è talmente immedesimata nel personaggio che parla di lei stessa come se fosse un uomo. Tutto ciò quindi non sembra essere una questione sessuale, ma è soltanto una questione che riguarda la volontà di Yamato. Per questo motivo parliamo di lei in termini femminili da qualche video. Ma se il manga dovesse dirci in qualche contesto che Yamato si sente proprio uomo e tutti parleranno di Yamato come fosse un uomo, continueremo a parlare di lei come se fosse un uomo, quindi riprenderemo a parlarne come se fosse un uomo. E con questo è tutto. Se questo video ti è piaciuto, metti un bel like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!